Grazie signora Presidente. Io intendo stigmatizzare le dichiarazioni del sottosegretario fatte qui in aula che hanno veramente dell'incredibile. Cioè, se ho capito bene, il governo è venuto qui a dirci che riconosce la totale illegittimità e inappropriatezza della possibile candidatura di una persona a un incarico pubblico, e invece di sottrarre quel nome all'elenco dei possibili candidati viene a dirci che noi dobbiamo essere grati perché prima bisognava nominare la persona e dopo fare qualcosa. Cioè, prima si nominano delle persone in pieno conflitto di interessi, qualcuno che ci ha detto, l'onorevole Nesci, relatrice addirittura di questo dibattito, essere un collaboratore tra virgolette non retribuito, concluda, che quindi diventa retribuito, il governo invece di fare ciò che dovrebbe fare, cioè assicurarci che questa nomina non avverrà, deve concludere, viene a dirci che dobbiamo essere contenti che non è ancora avvenuta. I banchi del governo, sottosegretario, ci mandi subito il ministro a dirci se è d'accordo con lei. Grazie. Onorevole Santelli. Grazie Presidente. Io in questo dibattito surreale, perché